Fiscale andiamo insieme a vedere un'intervista realizzata da Simonetta Faverio al presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani. Presidente Errani, questi primi mesi del 2011 saranno decisivi per l'approvazione del federalismo fiscale. Nel dicembre scorso, dopo mesi di trattative, regioni e governo hanno raggiunto un accordo. Qual è la posizione delle regioni adesso? Cioè, in questa fase così importante, che cosa chiedete al governo? Dunque, il federalismo fiscale è forse la riforma più importante, certamente, degli ultimi anni. Non bisogna fare errori, perché diversamente il paese subirebbe un colpo. Bisogna allora che le cose siano chiare, bisogna che siano assicurate le risorse per la gestione dei servizi fondamentali, salute, istruzione, assistenza, trasporto pubblico locale. Bisogna che ci sia la massima trasparenza. Dunque, un po' meno propaganda e più sostanza. È stato questo il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi mesi. Abbiamo fatto passi in avanti, ma ancora la cosa da puntualizzare, da chiarire bene, che dà sicurezza ai cittadini italiani è questa. Quale garanzia abbiamo in relazione all'autonomia delle risorse finanziarie per svolgere le funzioni delle regioni? E da questo punto di vista per assumersi quindi le responsabilità di governo in relazione a quelle funzioni. Su questo bisogna fare ancora passi in avanti. Ecco, tra l'altro lei parlava di sicurezza dei cittadini. I cittadini, secondo una recente indagine del Censis, non sono così sicuri. Basti pensare che il 43% pensa che il federalismo fiscale porterà ad un aumento della pressione fiscale e che per oltre il 50% dei cittadini il federalismo porterà a un'ulteriore spaccatura tra regioni ricche e regioni povere. Secondo lei, da che cosa nasce questa percezione così negativa? Si è fatto di questa vicenda del federalismo fiscale, si è voluto farne una bandiera politica, territorializzando questa bandiera politica, il nord contro il sud, e questo è stato un errore secondo me. Ma rispetto a questa impostazione sbagliata, la legge delega che imposta il federalismo fiscale in questo paese, ha altri principi che invece attengono ad un'idea del tutto diversa, una nuova unità del paese, stabilire quali sono i costi standard e garantire che questi costi standard siano corrispondenti all'erogazione dei servizi fondamentali in tutto il paese. Per fare questo ci vuole un percorso. Gli interrogativi dei cittadini nascono da rappresentazioni del federalismo fiscale che o sono infondate, come quando si è cominciato a dire col federalismo fiscale daremo più soldi a tutti, ridurremo le tasse, ridurremo la spesa pubblica. Ora, nemmeno Mago Merlino riuscirebbe a corrispondere a questa rappresentazione. Siamo più seri, andiamo al merito. Miglioriamo la qualità del governo, assumiamoci la responsabilità, ma garantiamo questi livelli di responsabilità con le risorse adeguate a dare le risposte ai cittadini. Senta, però la gente non ha capito, forse anche un po' per colpa degli organi di informazione, perché di federalismo se ne parla davvero poco. Lei se ne occupa da anni, è un federalista convinto, però di federalismo non si parla mai sui giornali, in televisione, si parla di altri argomenti, soprattutto in questo periodo. Non c'è un po' di responsabilità, secondo lei? Non bisognerebbe e non si potrebbe fare di più? Vede, noi siamo in una fase molto difficile di questo paese, una fase difficile che è segnata da vicende che non dovrebbero esistere e spesso si sposta l'attenzione su queste vicende e non si affrontano i problemi del paese. Questo è un problema che attiene alla qualità della nostra democrazia. Io personalmente
sostengo la necessità di ribaltare questo modo di ragionare, perché diversamente rischiamo di parlare di un paese che non c'è in reale, e questo produce quel distacco drammatico tra i cittadini, le istituzioni e la politica che rappresentano un rischio molto serio. Torniamo sul federalismo. Ciò che serve è dare sicurezza ai cittadini che le risorse per realizzarlo ci sono, e non raccontare storie. Presidente, uno dei decreti attuativi del federalismo fiscale, per entrare nella sostanza, come ricordava lei prima, introduce i costi standard che porteranno di fatto al superamento della spesa storica. Costi standard che sono particolarmente legati al settore sanitario, che è di competenza regionale. Non è il suo caso, naturalmente, perché la sua è una regione virtuosa da questo punto di vista, però tra pochi giorni voi vi incontrerete proprio in questa sala per discutere del riparto del fondo sanitario per il 2011, un problema molto importante. Alcuni governatori di regioni che storicamente hanno i conti in rosso nella sanità hanno già annunciato battaglia. Lei pensa che si riuscirà a raggiungere l'intesa? Penso di sì, spero di sì. Partiamo da una situazione molto complessa. Il fondo sanitario nel 2011 incrementa dello 0,8%, un incremento bassissimo se si considera che l'inflazione reale nel sistema sanitario viaggia tra il 3 e il 5%. Quindi è chiaro che siamo di fronte ad un finanziamento molto basso rispetto alle necessità e quindi ad una situazione difficile. Lavoreremo per costruire un equilibrio, come siamo riusciti a fare sempre in tutti questi anni. Le tensioni quando le risorse sono così limitate è chiaro che crescono. I costi standard che saranno introdotti col nuovo decreto sul federalismo fiscale prevedono un ragionamento molto serio, cioè stabilire le aree e i costi per garantire i servizi. Anche qui ci vorranno percorsi che consentano a quelle regioni maggiore difficoltà per poter rientrare. Occorre poi che il governo risolva alcuni problemi, per esempio con l'ultimo intervento sulla manovra, quello di fine anno, si è finanziato il ticket solo per metà dell'anno. Ora è evidente che questo non è possibile. Le faccio presente che c'è un patto tra regioni e governo che assicura la responsabilità del governo su questo punto. Quindi dobbiamo ancora puntualizzare alcuni passaggi, ma io mi auguro che si riesca a realizzare l'intesa. Lei faceva appello alla responsabilità del governo per finanziare appunto il fondo sanitario, però io mi sono segnata un dato che non coinvolge la sua regione, ma coinvolge due regioni a caso. Spesa per il personale, Sicilia 1,78 miliardi di euro, Lombardia 202 milioni. Non è il caso di responsabilizzare anche alcuni governatori? Lei mi sta dicendo il dato complessivo, complessivo del personale rispeso all'anno, delle, sì. Delle regioni. Certamente, anche se onde evitare che il problema che esiste sia rappresentato con demagogia, bisogna tenere conto che il problema esiste, ma che per esempio le regioni Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige hanno competenze diverse e quindi il rapporto del personale ha competenze a livelli diversi. Detto questo, bisogna costruire dei percorsi. Il federalismo, l'idea dei costi standard, l'abbiamo per primi proposta noi come regioni alcuni anni fa, ha esattamente questa come finalità: costruire un percorso affinché nella adeguatezza dell'erogazione dei servizi vi sia una percorso di convergenza tra le diverse realtà regionali in modo tale che nessun livello istituzionale possa concepire la sua presenza in chiave di assistenzialismo. La sanità
e le erogazioni dei servizi in sanità, le amministrazioni pubbliche non debbono fare assistenzialismo, debbono costruire le condizioni per erogare i servizi al meglio della qualità per i loro cittadini. L'idea dei costi standard, che ripeto abbiamo proposto per primi noi, va esattamente in questa direzione. Quindi insomma questa riforma così importante deve partire però adesso, perché può essere lo strumento per risolvere qualche non solo problema. Deve partire, questa riforma è decisiva per costruire un assetto equilibrato del nostro paese. Abbiamo bisogno di un salto di qualità culturale, di una classe dirigente intesa nel senso più ampio, che si assume responsabilità e che con serietà costruisse un percorso per i prossimi 20 anni in questo paese. Grazie allora e buon lavoro. Grazie a lei.